Nella sua casa campeggia sopra ad un tavolo in bella vista la foto di quell'incontro straordinario con Papa Giovanni Paolo II a Grazia il 23 giugno 1991 e Cesare Spezia di quell'incredibile pomeriggio ricorda ogni momento. Lui, da sempre il coordinatore dei Madonnari di Grazia di Curtatone, artefice del relativo museo e memoria storica degli artisti del Gessetto nel borgo in Riva al Mincio, in occasione dell'arrivo di Papa Wojtyła, si vede affidare il compito di coordinare i Madonnari che avrebbero collaborato alla realizzazione dello straordinario giudizio finale, ispirato al giudizio universale della Cappella Sistina e progettato dall'americano Kurt Wenner, uno dei più grandi Madonnari di sempre. A sovrintendere a tutto l'evento, a Grazia, c'era Attilio Frisi, già sindaco di Curtatone e presidente dell'allora Associazione Italiana Madonnari. Spezia ci racconta che Wenner pensò a chiamare soprattutto gli artisti stranieri, lui si occupò degli italiani. Kurt fa un progetto di 25 metri di lunghezza e 5 metri di larghezza. Ha comportato più di 35 Madonnari a dipingerlo e l'hanno realizzato in circa 15 giorni. Seguivo il dipinto fino ad arrivare al 23 giugno, nel pomeriggio, io già dal mattino ero lì e i Madonnari non avevano ancora finito del tutto. Io insistevo, ricordate che oggi, verso le 2 o le 3, chiudono tutto e quindi praticamente il dipinto deve essere finito. Ricordo che Kurt è stato l'ultimo a andare via, lui è partito, è uscito dalle Grazie per venirsi a preparare, ma non si era premurato, non aveva pensato alla difficoltà di entrare, perché quando è arrivato lì per entrare non volevano farlo passare, questo è un particolare, no? Dopo insomma si vede che il sindaco così, ha detto ma questo qui è l'autore del dipinto, è passato. Ma come avvenne la firma del Papa a fianco del dipinto? Ecco, allora arriva il Papa, fa il giro e va a salutare la gente, poi il parroco di Montanaro lo accompagna a fargli vedere tutto il dipinto, a spiegarglielo anche, no? E poi si porta vicino alla colonnetta, lì dove finisce il dipinto del Papa. Allora, sapevo già che le autorità nostre, comunali, Kurt stesso, avevano piacere che il Papa lasciasse un segno di fianco al dipinto. Loro dicevano, bisognerebbe chiedere che facesse la firma, no? Però capivo che nessuno aveva il coraggio di chiederglielo, insomma. Poi ad un certo momento Frisi dice, insomma, lo faccio io. Allora ha in mano i due gessetti che mi dicono che glieli abbia dati Kurt. E Frisi tenta di spiegare al Papa di fare la firma, ma il Papa ha capito che gli avevano chiesto di dipingere e facendo di no con la testa, no? Caporello, che era vicino, ha capito e sapeva di questo, parla col Papa. Allora il Papa, facendo di sì, prende i gessetti, si china e fa questi segni per terra. Ma il gessetto si rompe. Allora Frisi tenta di darne un altro, ma lui dice va bene così. Il Frisi raccoglie i gessetti e li conserva. Il segno che ha fatto il Papa per terra poi è stato tagliato, l'asfalto è stato tagliato, consegnato a noi della Proloco perché fosse conservato al Museo dei Madonnari. Noi l'abbiamo tenuto per un po' di tempo, ma poi abbiamo ritenuto che era inutile tenerlo lì e l'abbiamo consegnato al rettore Monsignor Tassi perché lo conservasse in santuario.